Buongiorno, sono Vittorio Italia e sono assieme a due studiosi della materia dell'ambiente e svolgerò assieme con essi un dialogo di approfondimento, tra l'altro sulle cause che hanno determinato gli aspetti negativi sull'ambiente. Presento brevemente questi studiosi che sono l'avvocato Adabella Gratani, esperta di questo argomento, che ha pubblicato ed ha in preparazione vari contributi in materia. E l'ingegner Giuliano Ceradelli, che ha pubblicato con i tipi di Kei Editore, assieme al dottor Mastrangelo, un saggio sui cambiamenti climatici, nonché un articolo vivace e polemico su Focus amministrativo di Kei Editore sulle eventuali inesattezze, diciamo pure bugie, che sono state espresse su questa materia. Ora sarebbe regola di cortesia dare prima la parola all'avvocatessa Gratani, ma poiché l'ingegner Ceradelli ha pubblicato questo saggio sui cambiamenti climatici, lascerei a lui la parola e poi sentiremo l'eventuale replica dell'avvocatessa Gratani. Prego l'ingegner Ceradelli di indicare quali sono, a suo giudizio, le tesi e le inesattezze che sono state espresse sui cambiamenti climatici. 7 minuti, 8 minuti di tempo. Prego. Grazie allora, grazie per la gentile intromissione a questo argomento. Direi che l'unico parametro rappresentativo del clima globale è la temperatura di tutto il globo, cioè quella che si chiama temperatura media globale. Il suo legame con le emissioni antropiche di anidride carbonica è un problema prettamente scientifico e scientificamente dovrebbe essere trattato, cosa che invece purtroppo non è. Da quando è rilevabile abbastanza bene la temperatura del globo, da circa il 1850, che è la data in cui è indicata l'inizio della rivoluzione industriale, ha subito aumenti e diminuzioni. Attualmente risulta di essere un grado superiore al riferimento del 1850. Però dopo un periodo di leggera decrescita a cavallo degli anni 70, 60 e 70, ha poi iniziato a crescere e, negli anni 80 e 90, come già avvenuto tra il 1910 e il 1945. Dopo il 2000 la temperatura globale media si è all'incirca stabilizzata, ma dal 2014 al 2016 è stato attivo un forte evento che si chiama El Niño, che è una corrente del Pacifico calda che oltre ad aumentare la temperatura del globo influisce anche sulla concentrazione della CO2. Nel 2017-18 la temperatura globale è diminuita e sembra si stia tornando ai livelli del prima ante Niño. Le emissioni antropiche sono una porzione delle emissioni di CO2 che avvengono anche in forma naturale. Quanta percentuale ci sia di antropico e quanta di naturale è difficile dirlo, credo che nessuno lo sappia. Qualcuno dice che l'antropico è il 5%, altri dicono che è il 100%. Io per non sapergli leggere né scrivere direi che è 50-50. Comunque, in effetti la CO2, basta pensare per esempio all'isola dell'Islanda che sta nel nord Europa, che con 130 vulcani tra attivi e inattivi sbuffa in atmosfera una quantità di CO2 che è paragonabile a quelle che sono le emissioni di CO2 antropiche dell'intera Europa. Quindi direi che è molto difficile trattare questo argomento perché nessuno lo conosce, come ripetevo prima. Certamente i sostenitori catastrofisti dell'Anthropogenic Global Warming o AGW danno per scontato il legame tra le emissioni antropiche e la temperatura globale e affermano che la scienza non abbia più nulla da dire, cioè la scienza è compiuta. Su questo non sono assolutamente d'accordo, perché può
purtroppo non questa affermazione è una congettura e resta una congettura, perché non è possibile applicare il metodo scientifico che ci ha insegnato il nostro grande Galileo Galilei, secondo il quale dalle osservazioni può derivare una teoria, ma questa teoria deve essere dimostrata sperimentalmente, e purtroppo i catastrofisti non hanno l'opportunità di dimostrarlo scientificamente, perché non hanno un altro pianeta a disposizione per poter fare esperimenti. Gli esperimenti di laboratorio sono assolutamente inadeguati, perché non riescono a riprodurre la complessità del clima, che è un sistema molto complesso e complicato, che addirittura non è del tutto conosciuto. Quindi congettura è e congettura resta, direi. Questa è la sintesi della tesi critica e anche polemica dell'ingegner Ceradelli. Quindi molte delle tesi che riguardano il cambiamento climatico sono basate su inesattezze, o meglio ancora su bugie. Questo fa venire in mente, faccio una piccola chiosa per ravvivare questo tema già vivace, che Machiavelli 500 anni fa affermava in modo sempre polemico: io non dico mai quello che credo, né credo mai quello che dico, e se qualche volta mi viene detto di dire il vero, lo ravvolgo fra tante bugie che è difficile ritrovarlo. Non credo che questo sia il tema che riguarda il cambiamento climatico, però dopo aver sentito le opinioni dell'ingegner Ceradelli vorrei sentire le opinioni o di contrarie o di integrazione dell'avvocatessa Gratani. Prego. Sì, grazie. Allora, io per prima cosa vorrei sfrondare un macro problema che lo pongo sotto due domande. Che cosa vuol dire parlare di clima e qual è il bene giuridico tutelato? Allora, sicuramente togliamo appunto, diciamo, un'affermazione che è palesemente erronea, che parlare di clima non significa parlare di tempo. Tuttavia, il tempo può cambiare in poche ore, il clima richiede centinaia, migliaia, persino milioni di anni per cambiare. Benissimo. Tant'è vero, allora, in questo contesto ognuno apporta un proprio sapere, una propria expertise. È chiaro che è un ambito in cui possiamo fare una macro suddivisione tra l'apporto tecnico-scientifico fondamentale, per cui da questo punto di vista abbraccio l'ingegnere Ceradelli, l'approccio giuridico, che credo che non possa mancare, ma anche già a partire dallo stessa petizione sul riscaldamento globale antropico del 19 giugno 2019, che appunto introduce nel suo libro, dove si rivolge a chi ha dei responsabili politici, e i responsabili politici sono chiamati a regolamentare, quindi a individuare qual è il bene giuridico di riferimento e quindi dare delle regolamentazioni. Quindi credo che i macro comparti siano, come in tutti i contesti, sia quello tecnico scientifico, quello giuridico, e non possiamo sicuramente dimenticare quello economico. Certamente sembrerebbe, a fronte dell'ampio dilemma, se sia arrivato prima il mondo giuridico, il mondo economico, che c'è sempre questa continua corsa, sembrerebbe forse dare un punto in più a quello economico. Prima si finanzia e poi si capisce bene che cosa eventualmente deve essere finanziato o quali sono gli elementi. Detto questo, io riterrei di indicare due elementi. Allora, come mondo giuridico e quindi come expertise di questo, se no non riusciamo a capire di che cosa parliamo, dobbiamo cercare delle definizioni. E cercando in qualsiasi contesto, una definizione giuridica di clima non lo troviamo.
Allora andiamo a vedere quella scientifica. Giuridica lo dico sia a livello internazionale, sia a livello giurisprudenziale, sia a livello europeo, non troviamo una definizione di clima. Ogni volta che parliamo di clima, in realtà parliamo di alcuni componenti che possono interrelazionarsi con quello che è il clima. Qual è la definizione che noi troviamo? In realtà la troviamo soltanto scientifica ed è un discorso di raffronto, è un lasso temporale, cioè uno stato medio del tempo atmosferico a varie scale, e leggo la definizione che troviamo più volte, spaziali rilevati nell'arco di almeno 30 anni, o meglio l'insieme statistico delle condizioni meteorologiche di una data zona osservate nel corso di alcuni decenni, eccetera. Quindi in realtà per parlare tutti assieme dovremmo avere uno stesso linguaggio e i giuristi hanno necessità di vedere qual è il bene giuridico che è sotteso al clima quando parliamo di clima. Infatti, come dicevamo, ci rivolge ai capi di Stato, anche in sede internazionale, avocando una governance che dobbiamo dire empirica, perché oggigiorno non sappiamo ancora cosa dobbiamo tutelare, e quindi alla CETA, ma anche grazie anche quindi all'apporto dell'ingegnere Cerarelli, dove mette in discussione effettivamente quali sono i fattori che influenzano il clima, inteso come lasso temporale. Quindi il primo elemento che io vorrei sottolineare è che quando parliamo di clima, a mio giudizio, noi non parliamo di ambiente. Nel senso che noi è come se parlassimo di un uomo di 20 e 30 anni e le caratteristiche che lo hanno fatto maturare in quella sede. Quindi clima è parlare di mutamento, transizione e l'aggettivazione, se sia positivo o negativo, se è meglio prima o dopo, forse questo può abbracciare quello che dice l'ingegnere Cerardelli quando indica che potrebbe essere anche indipendente dall'apporto umano. Certamente individuare una responsabilità dell'uomo è di necessità, è di necessità per tutto il mondo, anche perché ci si vuole dar da fare, si vuole creare un apporto. Basta anche qui, non so, possiamo citare Elinor Ostrom, premio Nobel per l'economia nell'anno 2009, dove dice che effettivamente è necessario distinguere il sistema di produzione delle risorse e il flusso delle unità di risorse. Il primo è uno stock di capitale capace di produrre un flusso di risorse, il secondo ciò che si appropriano gli individui. Ma questo perché? Per indicare un distinguo che postula o che vuole individuare nella capacità degli individui di apprendere da proprie scelte gestionali e quindi delle relative conseguenze. Ora, se effettivamente è così, e quindi noi quando parliamo di clima, parliamo delle sue componenti ed è difficile individuare il bene giuridico, dobbiamo vedere se effettivamente questa ricerca si sta facendo. Mi permetterei, se ho 2 minuti in più, di fare qualche osservazione, a mio giudizio, quindi strettamente personale, sull'incipit della petizione sul riscaldamento globale antropico. Questo documento che appunto vedo diciamo, stilato, intanto c'è un comitato di alto profilo, firmatari altrettanto, di carattere prettamente scientifico. Mi sembra di aver visto soltanto un apporto per quanto riguarda un esperto di urbanistica, quindi un approccio di questo genere. Tuttavia, se io leggo appunto l'incipit, individuo quanto segue e lo leggo. I sottoscritti cittadini e uomini di scienza rivolgono un caloroso invito ai responsabili politici affinché siano adottate politiche di protezione dell'ambiente. Certo. Ecco, scusi se Allora, interrompo, chiedo prego. scusa di questa interruzione che svolgo come moderatore, perché vedo che, a parte le due tesi che si cominciano a delineare, l'avvocatessa Grattani ha portato la sua attenzione e la nostra attenzione dalla tematica del clima a quella che dal punto di vista giuridico è la tematica dell'ambiente, perché i giuristi più che di clima parlano di ambiente. E qui sorge un problema dove, di nuovo mi rivolgo all'ingegner Cerardelli. Quando si parla di ambiente, di cui c'è una ampia legge, statale, vi sono delle direttive comunitarie, eccetera, questa tematica dell'ambiente, quale deve essere il perno per cercare di dare una
soluzione a questi problemi? In altre parole, chi sono gli enti e i soggetti che dovrebbero dettare le regole per una migliore tutela dell'ambiente e quindi indirettamente del clima? Mi rivolgo di nuovo all'ingegner Ceradelli attraverso questa angolazione, che è quella che interessa i giuristi, ma non soltanto essi. Si è parlato appunto di questa tematica del clima, le responsabilità del clima, le bugie, eccetera. Secondo l'ingegner Ceradelli, quale dovrebbe essere il soggetto che può dare delle regole per cercare di dare una soluzione a questi problemi? Sentiamo l'ingegner Ceradelli. Prego. Direi che l'ambiente e il clima sono due ambiti assolutamente distinti. La protezione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità, l'inquinamento, la preservazione dei suoli, eccetera, eccetera, sono assolutamente un obiettivo da perseguire con urgenza, perché siamo più di 7 miliardi di persone nel mondo, per cui effettivamente un impatto sull'ambiente l'uomo lo ha, e più aumentiamo e più energia utilizziamo, più usiamo aerei, più usiamo automobili, ascensori, eccetera, eccetera, e più l'ambiente ne risente. Però questo è un ambito che è completamente distinto da quello che è il clima. Il clima, come dice giustamente l'avvocato Ratani, è un discorso che di statistica che si diciamo applica su un arco temporale minimo di 30-40 anni. Sono le condizioni meteorologiche che cambiano, che sono sempre cambiate. La storia del passato ci insegna che il clima è un qualcosa che continua a mutare, e dove l'uomo ha, come dicevo prima, quasi nessuna incidenza. È chiaro che ha un certo impatto. La parte dell'anidride carbonica, che è un effetto che è un gas a effetto serra, chiaramente è prodotto dalle attività industriali, però come dicevo prima è difficile distinguere. Faccio un esempio: se noi mettiamo in un sacchetto 2500 palline di colore azzurro, per esempio, e ne estraiamo una e la combiamo con un'altra di colore bianco, per dire, allora le 2500 palline rappresentano l'atmosfera, la pallina bianca rappresenta quella che è la CO2 tra antropica e naturale, quindi è uno su 2500 tracce, sono tracce. La CO2 non ha mai condizionato, non ha mai condotto la temperatura globale, non ha mai condotto il clima. Cioè il passato ci insegna che con CO2 a 280 ppm o 0,028 percentuale, il clima è cambiato. Non bisogna neanche andare a ricordare che Annibale è passato sulle Alpi con gli elefanti nel periodo romano caldo. Durante il periodo medievale caldo c'è stato una rinascita dell'economia globale, almeno in Europa. In Inghilterra si coltivava la vite, la Groenlandia si chiama Groenlandia perché era terra verde, quindi il clima è sempre cambiato, indipendentemente dalle azioni dell'uomo. Ora, demonizzare la CO2 e fare pubblicità tipo delle auto elettriche dicendo che producono tanti grammi per chilometro di CO2 quando la CO2 non è assolutamente inquinante, è veramente una cosa che non sta in cielo né in terra. Infatti noi andiamo in giro per la nostra città, ispiriamo aria perché questo ci consente di vivere, e quando andiamo per esempio al quartiere Tamburi di Taranto, effettivamente respiriamo un'aria molto mefitica, però la percentuale di CO2 è lo 0,04%, la stessa percentuale che troviamo in alta montagna, e quando diciamo che bella aria frizzante, aria molto pura, eccetera, eccetera, ma anche lì c'è lo 0,04% di CO2. Quindi non è assolutamente dannosa, non è tossica, non ha problemi con la nostra salute, per cui dire che è inquinante è la bugia di cui diceva l'avvocato Italia.
una bugia veramente diffusa urbi et orbi. Questa demonizzazione della CO2 è assolutamente una cosa che eticamente parlando non riesco a giustificare. Ho letto per esempio ieri o l'altro ieri sulla lettura, che è un allegato del Corriere, Figueras, che è la presidente della preposta, diciamo, alla protezione dell'ambiente, del globo, eccetera, eccetera, che continua a ripetere che siamo sull'orlo di un burrone, però abbiamo ancora il tempo per rassicurarci che potremo fare qualcosa. Sono cose che lasciano veramente interdetti, attoniti. Okay. Purtroppo la gente comune crede a tutte queste, le chiamerei fandonie, perché non hanno, diciamo, conoscenze adeguate. Però direi che i politici poi hanno superato la scienza, se ne sono appropriati, e la scienza ha dovuto, diciamo, chinare la testa e lasciare che i politici conducano questa danza. Questa danza che conduce a una povertà, perché se sostituiamo tutti i fossili con le famose rinnovabili, cadremo nella povertà, certamente. Certamente dovremmo fare qualcosa, perché, come dice il professor Prodi, che è un studioso dell'atmosfera, ogni personaggio che vive nel mondo sviluppato, quindi siamo anche noi, ci portiamo dietro una triremi romana con 30 vogatori, perché prendiamo l'ascensore, prendiamo l'aereo, prendiamo il taxi, abbiamo un sacco di elettrodomestici, eccetera, eccetera. Quindi consumiamo praticamente 6-7 mila watt al giorno per le nostre attività. Nel Burkina Faso ne consumano, se arrivano a 100, è tanto. Quindi c'è una grossa differenza tra quella che è il mondo sviluppato e il mondo invece in via di sviluppo. Bisognerebbe fare di tutto per distribuire il bene comune, che è l'energia. L'energia vuol dire progresso, vuol dire libertà, e senza energia, cosa che in cui temo andremo incontro con pale eoliche e pannelli solari, vivremo una vita molto diversa da quella che stiamo vivendo ora. Bene, io ringrazio l'ingegner Cerradelli, che ha esposto in modo vivace e anche polemico le sue tesi. Prima di dare la parola all'avvocatessa Gratani per non una replica, ma per completare questo dialogo, però volevo segnalare una cosa dove, come dire, vedo che le tesi esposte da entrambi i relatori non sempre sono state seguite. Si afferma che tra il clima e l'ambiente vi è come uno iato, sarebbero due cose diverse. Se però noi esaminiamo, questo è anche il nostro ambito, le attuali leggi che riguardano l'ambiente, vediamo che tutta questa materia dell'ambiente è intrecciata assieme con quella del clima, con quella dello sviluppo, con la pianificazione urbanistica. Insomma, in altre parole, non c'è una separazione netta tra clima e ambiente, almeno nell'ambito delle leggi e nel tentativo che si è fatto per cercare di risolvere in parte questi problemi, queste materie sono intrecciate assieme. La pianificazione urbanistica stabilita dallo Stato e dalle regioni comporta una serie di conseguenze sull'ambiente e quindi anche sul clima. Questo è un punto che volevo segnalare, perché siccome so che l'ingegner Cerradelli ha in preparazione un altro valido libro sempre su queste tematiche, ne potrà probabilmente tenere conto. Ma ho fatto questa interruzione di completamento e darei la parola, per concludere questa nostra panoramica, all'avvocatessa Gratani. Sì, io in realtà non sono molto d'accordo. Io ritengo che ad oggi, e quindi parlerei proprio aprile 2021, ad oggi il concetto clima, il
concetto di cambiamento climatico e quant'altro è soltanto una reclama promozionale, dove non è ancora identificato che cosa esattamente si deve trattare. Mi spiego meglio. Va bene, noi sappiamo che ambiente in realtà ha una nozione antropologica, tutto ciò che è stato con l'uomo, quindi abbiamo già avuto degli sviluppi sotto questo profilo, biblioteche intere su che cosa sia l'ambiente, e in realtà andiamo a vedere quindi tutte le varie componenti. E allora, se si individua che tutte le varie componenti che compongono l'ambiente compongono anche il clima, allora si può comprendere effettivamente quello che ha detto il professor Italia, dove la normativa parla anche di clima, ma ne parla secondo me impropriamente. Il giurista ha necessità di avere delle categorie giuridiche e dei beni precisi e da prendere in considerazione. Si vuole ritenere che clima è sinonimo di ambiente? Non riterrei. Riterrei che dobbiamo agganciarci, il giurista deve agganciarsi alle situazioni reali, alle conoscenze tecnico-scientifiche e basarsi su queste. Ritengo che una nozione, e adesso indicherò anche quali sono i passi che si vedono nel mondo sotto questo profilo, però una nozione ce n'è necessità. A fronte di questa nozione, per capire la tutela occorre degli standards quali e quantitativi, ma ciò non è sufficiente, perché eventualmente avremo quel concetto che emerge per esempio anche nel campo del diritto amministrativo ampio di efficacia ma non di efficienza, ovvero aver osservato degli standards non significa aver raggiunto determinate mete. Per avere questo dobbiamo porsi degli obiettivi, e quindi avremo anche il concetto di efficienza dell'azione. Detto questo, io prendo un momentino le distanze, ma sono infuocata perché mi piace l'argomento, quindi non per altro, prendo un momentino le distanze sul concetto di inquinamento. Non ritengo, e quindi da questo punto di vista mi dissocio, ma perché abbiamo necessità, come dicevo prima, di avere dei concetti chiari per tutti. Quando noi leggiamo, anche un po' riassunto, l'anidride carbonica non è un agente inquinante, io prendo le distanze. Io ritengo che tutti gli elementi sono inquinanti. L'elemento che noi dobbiamo porci, se quell'inquinamento, perché l'inquinare è l'intromissione di determinate sostanze. Se voi, faccio una parentesi, andiamo in un museo, addirittura i quadri sono protetti, perché l'uomo stesso, noi in questo momento stiamo inquinando, perché abbiamo le particelle volatili. Il problema non è questo, il problema è aiutarsi con la scienza e vedere quando quell'inquinamento supera determinate soglie e comporta determinate conseguenze visibili, accertabili, diciamo che non sono gradite. Quindi da questo punto di vista io non mi permetto, per le conoscenze appunto scientifiche a cui demando sul fatto di dire se l'anidride carbonica è direttamente collegata a un fattore negativo del cambiamento climatico, ma mi permetto di distanziarmi quando si dice che non è un agente inquinante, perché dobbiamo dare determinati concetti. Detto questo, mi permetto di dire due ultime cose. Voglio fare riferimento al regolamento dell'Unione Europea 852 del 2020, dove si parla dei finanziamenti per investimenti sostenibili, dove anche qui io rinvengo delle nozioni di reclama. Parlare di impatto climatico neutro. Io scommetto con chiunque cosa vuol dire neutro, visto che casomai significa dove l'apporto è il più sostenibile possibile, ma non... Quindi che cos'è che si sta dicendo? Si sta dicendo, da una parte, e quindi io adiugo a questo, che qualsiasi azione dell'uomo che possa portare a una riflessione sotto questo profilo è da privilegiare. È da privilegiare sempre un tavolo di discorso, di dibattito, di confronto. Questo io ne prendo consapevolezza. Sicuramente diciamo sono una delle prime a incentivarlo. Però detto questo, proprio alla luce di questi tavoli, noi quando incominciamo a vedere una definizione di clima come bene giuridico? Faccio riferimento al caso più eclatante, che è il caso Urgenda. Noi prendiamo appunto
Abbiamo l'Olanda, che è abbastanza, come indicano gli scienziati, inquinante. Che cos'è accaduto? Accaduto di recente, l'8 gennaio del 2019, dopo una azione giudiziaria che era iniziata nel 2013, per la prima volta la Corte Suprema addirittura ha imposto al proprio governo la riduzione del livello delle emissioni, argomentando sulla base di alcuni diritti fondamentali riconosciuti in sede della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per andare a individuare che cosa? L'obbligo di ciascuno Stato di approntare un rimedio legale effettivo ed efficace contro ogni violazione perpetrata e anche solo potenziale dei diritti tutelati della Convenzione, arrivando a dire che quindi il governo, quindi addirittura un potere, il potere della magistratura, indica a un potere esecutivo un'azione da fare, quindi di interrompere, di attivarsi in un determinato contesto, e quindi è quello che emerge come prima tendenza di arrivare a identificare il bene giuridico clima sotto quale alveo? Sotto l'alveo dell'articolo 2 e dell'articolo 8 della CEDU, che è il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma che sono esattamente le medesime basi sulle quali si è stato costruito il concetto di salubrità ambientale. Bene. Quindi. Scusate, io devo però far presente che il tempo tirannico, come sempre, sta per scadere. E riassumendo brevemente quanto è stato detto, segnalo che noi oggi abbiamo fatto questa panoramica, questi approfondimenti molto interessanti di cui mi congratulo con i relatori, ma non abbiamo ovviamente esaurito il problema. Anzi, si può dire che abbiamo esaminato alcune sfaccettature del problema e il problema rimane ancora aperto. La necessità di avere, secondo Cartesio, idee chiare, concetti chiari, ancora direi non ce l'abbiamo. Quindi direi abbiamo però cominciato a esaminare alcuni particolari, alcuni aspetti del problema, e io vorrei dare un appuntamento ai due relatori prossimamente, magari col prossimo libro dell'ingegner Ceradelli o qualche contributo anche valido dell'avvocatessa Gratani, in modo da poter continuare e mettere a fuoco i vari problemi. Le diversità che ho notato tra le tesi sono notevoli, e d'altra parte questa è la ragione per cui anche in seguito potremo continuare questo nostro colloquio. Quindi io concludo questa chiacchierata di approfondimento che abbiamo fatto, mi congratulo con i relatori e do appuntamento prossimamente di nuovo ancora a discutere di questi problemi. Io ringrazio ambedue. Grazie molte. E spero di rincontrarci per continuare a discutere di questi interessantissimi problemi. Bene. Che solo chi editore dà l'opportunità di trattare. Vi saluto, vi ringrazio.